Oggi riprendiamo un argomento che avevamo lasciato un po' indietro quando abbiamo trattato la codifica dell'informazione, ma così ci permette o mi permette di riprenderlo e agganciarlo subito agli aspetti di programmazione che sono collegati a questo. Giusto per fare il punto, la settimana scorsa quando parlavamo di rappresentazione dell'informazione si parlava di numeri interi. Ieri abbiamo visto, anche se a un livello non troppo approfondito, come queste cose si possono estendere anche sui numeri reali. E abbiamo capito che in realtà è una cosa che si differenzia abbastanza rispetto al numero reale, così come inteso da un matematico, con una cosa con precisione infinita, ma è un insieme di punti disposti in modo più o meno ragionevole su una retta molto ampia di numeri. Però noi siamo abituati a usare i calcolatori tutti i giorni per fare operazioni che vanno ben al di là del calcoli con numeri, con i valori numerici, no? Siamo abituati a elaborare immagini, scaricarle dalla macchina fotografica, che è anche un computer essa stessa, anche se di forma un po' strana, ascoltare musica, scrivere testi. Io stesso, quello che sto facendo in questo momento, che è quello di registrare la lezione, poi voi ve la ascoltate, non lo percepiamo come un'attività in cui elaboriamo dei numeri. In realtà il calcolatore, qualunque cosa noi facciamo, viene tradotta, deve essere realizzata attraverso calcoli fatti con i numeri. Solo che esiste tutta una serie di informazioni, di tipologie di informazioni, il testo, le immagini, i colori, i suoni, i filmati, tutte le informazioni di questo genere che può essere codificata, può essere rappresentata sotto forma di numeri, ma anche se noi la percepiamo sotto forma diversa, non direttamente numerica. Quindi vedremo, oggi cominciamo a vedere, almeno per una tipologia la più semplice di contenuto non numerico, come questo può essere gestito dal calcolatore. E di tutte queste, diciamo così, tipologie di informazioni che abbiamo citato, la più semplice è quella testuale. Cioè, finora eravamo in grado di scrivere programmi che facessero calcoli matematici, trigonometrici, confronti, eccetera, ma non eravamo capaci di scrivere un programma che chiedesse all'utente come si chiama, qual è il suo nome, o altre operazioni che coinvolgessero delle lettere, dei caratteri non numerici, no, inseriti da tastiera. Allora, cerchiamo di capire come il calcolatore gestisce questo tipo di informazione. In realtà tutta l'informazione non numerica viene e deve venire innanzitutto codificata sotto forma o messa in corrispondenza sotto forma di una codifica che invece numerica lo sia. Per fare un esempio fuori dal contesto, se noi dovessimo rappresentare in un sistema informatico delle bestie, degli animali, dovremmo, e poterli memorizzare nel calcolatore, dovremmo associare preliminarmente a ciascun tipo di animale, a ciascun tipo di oggetto possibile, un codice numerico diverso. Perché nel calcolatore, nella memoria del calcolatore, ci stanno solamente 0 e 1, ci stanno solamente i bit. Quindi ogni cosa, prima di essere elaborata, deve essere traslata, codificata, sotto forma di bit. E questo esempio molto banale ci già fa capire due cose. Una è che il numero di bit che mi servono per codificare una qualunque informazione che per sua natura fosse non numerica, ebbene questo numero di bit dipende dalla vastità, dalla varietà di informazione che devo codificare. Se ho tre animali soli mi bastano 2 bit. Se avessi 100 animali diversi da rappresentare, non mi basterebbero 2 bit, perché con 2 bit ottengo 4 sole combinazioni. Dovrei avere un numero di bit sufficientemente ampio da potermi garantire che
ad ogni animale, a ogni elemento diverso, corrisponda una combinazione diversa di bit. Quindi, detto in termini matematici, significa che il numero di bit che mi serve è almeno pari al logaritmo in base 2 del numero di oggetti che voglio rappresentare. Perché da dove arriva il logaritmo in base 2? Beh, il numero di combinazioni di bit che posso creare è 2 elevato al numero di bit. Quindi se ho 7 bit posso rappresentare 2 alla 7, 128 combinazioni. Se ho 100 animali mi servono quanti bit? Beh, il logaritmo in base 2 di 100, che farà 6, qualche cosa, arrotondato all'intero superiore, cioè almeno 7 bit. Mi serve un numero di bit tale per cui la potenza del 2 corrispondente sia maggiore o uguale al numero di elementi che voglio rappresentare. Questo se sono animali, ma anche se sono cose più utili. No? Immaginate una fotografia, no, una macchina fotografica che percepisce i colori. No? Crea un'immagine suddividendola in tanti pixel, in tanti puntini, a ciascuno dei quali viene attribuito un colore. Un colore di per sé è un'entità abbastanza complicata, non se uno, quando uno la va a studiare, ma quando trattiamo le immagini in forma digitale i colori vengono discretizzati. Viene la macchina fotografica, ma poi tutta la catena di elaborazione successiva è in grado di percepire e di distinguere solamente un numero finito di colori. E quindi qualunque colore esistente nel mondo reale che noi stiamo fotografando, anche lì viene approssimato al colore più vicino che è rappresentabile dalla macchina fotografica stessa. E quanti sono questi colori che sono in grado di distinguere? Beh, dipenderà da due fattori come minimo. Uno è la qualità del sensore ottico e poi il secondo è il numero di bit che metto a disposizione. In un'ipotetica macchina fotografica, diciamo così, ad alto risparmio, no? Proviamo a pensare, se avesse per ogni puntino, per ogni pixel, 4 bit disponibili. Vorrebbe dire che ogni puntino dell'immagine potrebbe assumere una configurazione di colore che è espressa su 4 bit, e quindi vorrebbe dire 16 colori diversi, solo. Vorrebbe dire che tutte le sfumature del mondo non esisterebbero, perché esisterebbero solamente 16 colori. In tutto, e qualunque immagine dovrebbe essere costruita combinando quei 16 colori. Va bene forse per disegnare un fumetto, una vignetta, non sicuramente per rappresentare un'immagine reale. Diciamo così, lo standard della fotografia consumer, quindi non necessariamente, non troppo professionale, è quello invece di lavorare con 24 bit per rappresentare l'informazione di colore. 24 bit mi permette di rappresentare 2 alla 24 colori diversi, quindi circa 16 milioni di colori diversi, che è un buon numero, è molto vicino alle capacità percettive dell'occhio umano nella maggior parte delle persone, e quindi lo si ritiene sufficiente, anche se per elaborazioni più spinte si va a 32 bit per rappresentare i colori. Per dire che una cosa così diversa dai numeri reali come un colore, a sua volta, prima di venire elaborato dal calcolatore, deve necessariamente essere convertito in una sequenza di bit. Più bit metto a disposizione, più precisa sarà questa codifica, no? Più potrò andare nel dettaglio, cogliere sfumature, più spazio ovviamente occuperò e più tempo di elaborazione servirà per trattare questo tipo di informazioni. Lo possiamo fare su tutto. Partiamo dalla tipologia di informazione più semplice, no? E oggi ci occuperemo di questa nella prima ora e poi più avanti riprenderemo quelle, ma più avanti nel corso decisamente, qualcosa su quelle multimediali, sulle immagini, filmati e suoni che sono più interessanti. La tipologia di informazione non numerica più semplice che abbiamo è quella testuale. Il testo, le frasi che stiamo leggendo, le lettere, maiuscole, minuscole, i punteggiatura, i simboli, eccetera. Allora, un calcolatore che è stato inventato e pensato e costruito per lavorare con dei numeri, come fa invece ad elaborare dei testi? Per mandare una mail, io schiaccio le lettere vanno a finire nella mail, questa mail va a finire sul vostro computer e voi la ricevete.
Noi, io scrivo lettere, voi leggete lettere, in mezzo ci sono solo numeri. Perché i calcolatori sono solo in grado di memorizzare, spedire e ricevere numeri. Avviene una operazione di codifica e decodifica che fa sì che nel momento in cui io premo una lettera, quella lettera, che per me è la lettera K, viene convertita in un numero. Questo numero viene poi spedito al destinatario e il calcolatore del destinatario farà l'operazione inversa di decodifica. Prende quel numero e lo riconverte nella lettera corrispondente. Quindi possiamo benissimo decidere, qua in quest'aula, di inventarci una codifica attraverso cui poter lavorare con informazioni testuali. Decidiamo, non so, che la lettera A vale 1, la B vale 2, la C vale 3, la A minuscola vale 100, la B minuscola vale 101, la C minuscola vale 102, il punto esclamativo vale 712, la virgola vale 801, no, basta che ci mettiamo d'accordo, no? Se ci mettiamo d'accordo così, io posso scrivere una letterina, insegno al calcolatore questa codifica, il calcolatore convertirà questa letterina in una serie di numeri, voi ricevete questa serie di numeri e avendo condiviso prima la codifica siete in grado di decodificarli e vedere il testo che ho scritto. La cosa più importante è ovviamente che io e voi usiamo la stessa tabella di conversione, la stessa codifica appunto si dice. Altrimenti io vi specifico qualche cosa e voi non lo leggete. Questa era la situazione dei primi calcolatori, quindi quando negli anni 50 si svilupparono i primi computer, ciascuna ditta costruttrice di computer si è inventata una codifica. Non esisteva niente prima, si è inventato quello che faceva comodo, serviva, era necessario, indispensabile trovare una codifica, ciascuna azienda, all'epoca erano 3 o 4, le grosse aziende che potevano permettersi di investire nel campo dell'informatica, e inventarono codifiche diverse. Con la conseguenza che i computer potevano parlare tra di loro, scambiarsi informazioni testuali, solamente se erano della stessa marca, cioè usavano la stessa codifica. Cosa per noi oggi inconcepibile, inaccettabile, no, ma all'inizio era così. Andando avanti, crescendo la dimensione del mercato, è nata ovviamente l'esigenza di standardizzare un pochino queste tabelle di codici. E come sempre, quando serve standardizzare qualcosa, di solito ci sono sempre due o più standard, no? Per farlo. Poi per fortuna di solito uno sopravvive alla prova del tempo e gli altri muoiono. Quindi nei primi anni, dato per far capire che il problema era più ampio, esistevano due standard diversi per la codifica dei caratteri. Il primo è fatto da un'associazione di standardizzazione americana, ASCII, il codice ASCII o ASCII, lo potete pronunciare come volete, e il secondo un codice, invece che non lo potete pronunciare perché è di per sé impronunciabile, che invece era proposto da altre aziende, da un consorzio di altre aziende. Sono due tabelle diverse, un po' sulla falsariga di quelle che abbiamo inventato insieme 3 minuti fa. Non è che ce n'è uno più giusto dell'altro, l'importante è essere d'accordo. L'unica cosa importante ovviamente è che ad ogni lettera corrisponda un codice numerico diverso, non posso usare il 3 per rappresentare sia la A che la F. Ma a parte questo, diciamo, controllo di coerenza, un codice vale l'altro, sono del tutto arbitrari. A differenza delle codifiche dei numeri reali, dei numeri interi, che devono sottostare a certe proprietà matematiche per poter eseguire delle operazioni sopra, no? Per cui devo fare i conti col riporto, allora non posso inventare le codifiche a caso, qui sulle lettere che conti faccio? Nessuno. Quindi è del tutto arbitrario. Il primo dei due codici, il codice ASCII, è in uso ancora oggi, no? Quindi è uno standard, è uno dei primi standard informatici che è sopravvissuto 50 anni e più, 60 e oltre. Adesso lo guardiamo, perché ancora oggi quando noi programmiamo in un computer, quando scriviamo un tasto, quel tastino viene codificato, quella lettera viene codificata secondo un codice numerico che è stato inventato, standardizzato 60 anni fa. Il codice ASCII sta per appunto codice, codifica, standard per lo scambio di informazioni,
dove questo standard stava proprio a indicare che era una codifica che doveva essere condivisa tra i vari costruttori di macchine, no? Di calcolatori, in modo che questi potessero scambiarsi informazioni. E davanti c'è un aggettivo americano, perché questo ente di standardizzazione è composto praticamente di persone che lavoravano per aziende americane e hanno costruito un codice secondo le loro esigenze. E questo lo vediamo, ce ne accorgiamo. Come è fatto questo codice? Allora, cosa hanno fatto questi signori? Hanno detto, ci ho seduto intorno a un tavolo e hanno detto, quali sono i caratteri che vogliamo rappresentare? Beh, le lettere maiuscole, quante sono? 26. Adesso, quante sono le lettere maiuscole? A seconda di in quale stato vi troviate, vi danno una risposta diversa. 26 sono le lettere dell'alfabeto inglese, forse in Italia sarebbero 21. No? Allora, decisero, abbiamo bisogno di 26 lettere maiuscole, perché questo è il nostro alfabeto, e altrettante 26 lettere minuscole, quindi sono 52 simboli diversi per rappresentare le lettere maiuscole e minuscole. Poi ci servirà a presentare le cifre numeriche dallo 0 al 9 e sono altri 10 simboli. Poi mi serve un po' di punteggiatura, virgola, punto e virgola, due punti, punto esclamativo, punto interrogativo, aperta tonda, chiusa tonda, aperta quadra, chiusa quadra, insomma tutti i simboli che trovate sulla tastiera. Ragionando su quello, si fa in fretta a fare due conti, quanti simboli ti servono in totale? Vabbè, 52 più 10 fa 62, poi più una decina di simboli di punteggiatura, 10-15, siamo intorno agli 80 simboli diversi. Allora, poiché dobbiamo ragionare per potenze di 2, 64 è troppo piccolo, 128 ce ne avanzo. Cioè il numero di simboli diversi che servono per scrivere, sono nell'ordine degli 80, poi contateli un po' più, un po' meno, secondo quanti simboli ci mettete dentro, che vuol dire che 6 bit non sono sufficienti, perché ti darebbero solamente 64 combinazioni, 7 bit sono altro che sufficienti, perché ti darebbero fino a 128 combinazioni, e hai voglia di inventarti 128 simboli diversi. No, le lettere e numeri arrivi a 62, e poi ne hai ancora altre 66 per arrivare a 128. Punteggiatura non è che ci riusciamo a inventare. Quindi scelsero 7 bit, decisero che i dati di tipo testuali si rappresentavano in 7 bit, avendo a disposizione 7 bit. Poi in pratica, poiché nella memoria tutte le capacità di memoria sono fatte di celle la cui dimensione è multipla di 8 bit, alla fine sì, è vero che il carattere rappresentato su 7 bit, ma se ne usano 8 e l'ultimo rimane sprecato, rimane non utilizzato. Inizialmente è rimasto non utilizzato, oggi invece lo usiamo. Comunque il codice ASCII è un codice che nasce a 7 bit, quindi 128 codici numerici diversi a fianco dei quali vengono associate i vari simboli. Oltre ai caratteri cosiddetti visibili, stampabili, poiché avanzavano dei numeri, sono stati usati alcuni codici per rappresentare non dei caratteri veri, visibili, della tastiera, ma dei cosiddetti caratteri di controllo. Questi caratteri di controllo sono stati pensati in un'epoca in cui non esisteva il mouse, non esisteva lo schermo a colori, non esisteva neanche lo schermo del computer. Ciò che esistevano erano i lettori di schede perforate e le stampanti. Stampanti su carta, stampante a martelletto su carta, in alcuni uffici postali ci sono ancora, con un rullo di carta largo così. E allora, i caratteri di controllo cos'erano? Erano quei codici da mandare alla stampante affinché la stampante meccanica facesse qualcosa, tipo riportare il carrello in prima colonna, cioè il carrello fisico si spostava, stampava, poi dovevi dire alla stampante, oh, torna indietro perché devi cominciare a stampare la riga dopo, e poi fai andare avanti un po' il foglio di carta, in modo da poter stampare sulla riga successiva. Tutti i comandi che ciascun costruttore di computer stampanti deve passare dal computer alla stampante, il computer deve dire alla stampante quando andare a capo. E allora il comitato di standardizzazione
dell'ANSI che ha appunto creato questo codice ASCII, ha deciso di standardizzare anche questi codici, perché tanto comunque servono. E allora ha deciso che il codice 13, il numero 13 rappresentava il ritorno carrello, il numero 10 rappresentava il line feed, cioè feed significa alimentare, quindi alimenta, sottinteso dal foglio di carta, una riga in più, manda avanti di una riga il foglio di carta. Oppure c'è il form feed, manda avanti di un intero modulo, di un'intera pagina, no? Il modulo, perché la carta non era su risme di carta A4 come ce l'abbiamo adesso, ma erano su rotoli di carta piegata serpentina. Si chiamava modulo continuo, qualcuno di voi probabilmente l'ha ancora visto in qualche soffitta. Così come c'erano anche dei caratteri strani. Bell serviva per far suonare il campanellino. Nelle stampanti meccaniche di solito avevano un campanello come quello della bicicletta, con un martelletto, ting, e lo facevano suonare. E c'era un comando, un carattere che il computer mandava alla stampante finché la stampante facesse ting, per attirare l'attenzione dell'operatore. Voi non ricordate il fracasso che facevano queste macchine, per cui quando c'era in una stanza due o tre stampanti che andavano c'era un rumore incredibile, quindi non riuscivi a sentire quando uno aveva finito, tanto era il rumore di fondo. E allora i programmatori facevano in modo che quando avevano finito di stampare qualcosa facevano suonare due o tre volte il campanellino, così attiravano l'attenzione dell'operatore. Sono tutte cose che oggi ci fanno un po' sorridere, ma erano all'ordine del giorno e sono state standardizzate 60 anni fa e ci sono ancora adesso. Quindi di questi caratteri di controllo, alcuni hanno senso ancora oggi quando la modalità di input-output è fatta di schermo-tastiera. Tipo andare a capo è un concetto che è rimasto. È chiaro che non andiamo a spostare la carta o spostare lo schermo, semplicemente portiamo sulla riga sotto il cursore lampeggiante. Il campanellino non ha più tanto senso. Così come c'era un carattere che si chiamava nullo, perché serviva a tenere attiva il collegamento tra computer e stampante, a far sì che la stampante non credesse che il computer era morto, e quindi mandavo quel carattere che non stampava nulla ma teneva occupato il filo. No? Sono cose che molti di questi dicevano non servono più oggi, però sono rimasti nello standard. Quindi di questi 128 caratteri, alcuni sono caratteri, noi diciamo, stampabili, veri, visualizzabili, altri sono caratteri di controllo. Di questi caratteri di controllo, alcuni hanno senso ancora oggi. E questo è un esempio della codifica che si ottiene. No? Vedete che a fianco di ciascuna lettera è rappresentata una sequenza di bit, 8 bit. In realtà abbiamo visto che... sono 8, 3, 3, 6, 2, 8. Vediamo che il primo bit è sempre pari a 0, perché di fatto non è utilizzato, ne bastano 7 bit. E vabbè, ad ogni lettera, vedete che la lettera T minuscola è codificata con un certo codice, e ogni volta che si ripete la T minuscola, ovviamente si usa sempre lo stesso codice. La A maiuscola e la A minuscola, quindi che sono il primo e l'ultimo simbolo di questa fila, hanno codici diversi, perché sono simboli diversi. E lo spazio che c'è qui e anche qui, ha a sua volta un suo bel codice numerico, perché lo spazio è un carattere come tutti gli altri, che ha l'unica proprietà strana che è trasparente, ma altrimenti occupa spazio. Dov'è? Scusate, io avevo una tabellina, no, non c'è più. Vediamo se la rete tiene. Mi sono fidato che la rete ci fosse. Devo farvi vedere la tabella completa, ma non ce l'ho. Bene, cioè non ce l'ho, non c'è la rete. Eccoli qua. Se no ve lo faccio vedere da un documento.
Allora, questo è l'elenco completo di tutti i caratteri del codice ASCII. Allora, come leggiamo questa tabella? Vediamo di ingrandirla un pochino, ma... Ok. Allora, qui ci sono 4 colonne di 32 righe ciascuna e fa 128 posizioni. La prima colonna contiene i caratteri di controllo. Le altre 3 colonne contengono i caratteri stampabili, tranne uno che è quello là in fondo, che è un altro carattere di controllo. A fianco di ogni simbolo, che sono disegnati in rosso, ammesso che si riesca a distinguere il colore, ci sono indicati i valori, è indicato il valore numerico corrispondente scritto in base 10, in base 16 e in base 8. Così ce l'abbiamo comodo, ce l'abbiamo già le conversioni fatte. Questi sono i caratteri di controllo, vi dicevo, cioè, diciamo così, sono ancora utilizzati oggi il carry return, quindi l'invio, la capo, o il line feed, che è il 10, e pochi altri, tutto sommato. Il famoso escape, il tasto di escape sulla, della tastiera è corrispondente al codice 27, ma poi ci sono i caratteri visibili. Qui vediamo la sequenza delle cifre numeriche dallo 0 al 9, il cui codice numerico va dal 48 al 57. Poi ci sono le lettere maiuscole, il cui codice numerico decimale va da 65 a 90. Ma nessuno se li ricorda a memoria questi numeri, ovviamente. E poi le lettere minuscole, il cui codice numerico va da 97 a 122. Tutto il resto è punteggiatura. Tutto il resto è punteggiatura, vediamo, questi qui sono i tasti che riconosciamo grosso modo sulla prima fila dei tasti sopra i numeri della tastiera. Li dovevano inventare qualche ordine, li hanno messi un po' a riempire i buchi in ordine arbitrario, punto esclamativo, virgolette, diesis, il segno di dollaro molto importante, per cento e commerciale, l'apice, aperta e chiusa tonda, asterisco, più, questa è la virgola, meno, punto, slash, due punti, minore, maggiore, punto interrogativo, chiocciolina, parentesi quadre, backslash, eccetera. No? Nei posti vuoti lasciati dalle lettere e dai numeri hanno riempito i simboli di punteggiatura. Questa è la tabella che si usa ancora oggi. Ogni volta che usiamo un carattere, adesso poi vi racconto come fare a farlo in C, in realtà quello che viene codificato è il valore numerico corrispondente. Okay? Nessuno, vi dicevo, sa a memoria questi codici, ma conviene osservare due proprietà, tre, no, due. La prima proprietà è che numeri e lettere sono messi in ordine. Messi in ordine significa che i numeri sono tutti consecutivi, le cifre numeriche, e in ordine crescente di valore. Le lettere alfabetiche maiuscole sono tutte consecutive in ordine crescente di valore secondo l'ordine alfabetico, senza buchi in mezzo, senza caratteri strani in mezzo. No? E questo ci servirà, no? Poi per ragionare su magari mettere in ordine alfabetico dei nomi. Ecco, l'ordine alfabetico presuppone di conoscere in che ordine va scritto l'alfabeto. Che ordine va scritto l'alfabeto in realtà lo so perché F e K sono due simboli diversi, ma se vado a confrontare le loro codifiche numeriche vedo che F vale 70 e K vale 75, 70 è minore di 75, e quindi deduco che F viene prima di K nell'alfabeto. E questa è una proprietà che si scomoda, no? Che ricordiamo, a noi non interessa che 70 e 75 è il valore, ci interessa che siano in ordine, quindi possiamo usare il valore numerico della loro posizione per ragionare sull'ordine alfabetico. Così come l'altra cosa che ci interessa è che lettere maiuscole e minuscole hanno ovviamente codici diversi, ma qui le affianca addirittura, se andate a vedere, la differenza tra l'una e l'altra è costante.
Quindi per passare da una lettera maiuscola a una lettera minuscola corrispondente, vedete che ci sono esattamente 32 unità di differenza. 77 la M maiuscola, 109 la M minuscola, la differenza fa 32, e la differenza fa 32 per qualsiasi coppia di lettere. E questo di nuovo ci tornerà comodo quando magari dovremo lavorare con dei testi, prendi un testo maiuscolo, convertilo in minuscolo o viceversa, o confronta due parole e dimmi se sono uguali, a meno, no, ignorando il fatto che magari le maiuscole e le minuscole potrebbero essere diverse. Quando fate una ricerca, voi scrivete una parolina, poi quella parolina, se nel testo è scritto in maiuscolo, viene trovata lo stesso. Quindi, solamente queste sono le due o tre cose che dobbiamo ricordarci di questa tabella, l'organizzazione di questa tabella. Poi il valore numerico non ci interessa, quando ci interessa ce lo andiamo a cercare. Questo per quanto riguarda il codice ASCII che è stato definito originariamente. Questo codice soddisfava le esigenze degli americani. Ma nel momento in cui l'informatica ha cominciato a estendersi ad altri stati in cui la lingua madre non fosse inglese, ma pensiamo anche solo noi in Italia, e questa cosa qui non ci basta, non ci piace. E le lettere accentate che fine hanno fatto? Pensate quanti accenti ci sono in francese, qui non ce ne manco uno. No? Pensate a tutti gli alfabeti non latini. Allora, cosa è successo? È successo che con l'espandersi del mercato dell'informatica è stato necessario estendere questa tabella con dei codici aggiuntivi. E questo è venuto troppo facile, perché visto che questi codici occupano solamente 7 bit, ma comunque tu ne memorizzi 8, perché 8 è la capienza minima di una cella di memoria, c'era quel bit lì inutilizzato. Allora a tanta gente è venuta contemporaneamente la stessa idea: usiamo l'ottavo bit per rappresentare dei codici in più. E sono nate, parlo al plurale, sono nate delle tabelle cosiddette di codici estesi. Qui ce n'è una, andiamo a ingrandirla un attimino, che è la tabella dei codici estesi con cui erano venduti i primi personal computer dell'IBM. Quindi siamo già 15-20 anni dopo l'invenzione della tabella ASCII, si è già entrati nell'era dei personal computer e quindi della informatica, diciamo così, di massa. Cosa ci hanno messo dentro? Vedete che sono tutti codici, no, vedete no perché lo taglia, come sempre questo proiettore taglia, no, non ho detto niente. Eccolo qua. Ok, sono tutti codici che partono da 128 e vanno avanti. Mentre il codice ASCII standard va da 0 a 127, qui andiamo da 128 in avanti. Cosa hanno inventato quei signori della Microsoft e dell'IBM intorno ai primi anni 80? Beh, hanno detto, cerchiamo di accontentare un po' nessuno, in realtà, no? Un po' i nostri clienti, ci mettiamo dentro un po' di lettere accentate, buttate dentro, non dico a caso, ma peggio, no? Perché vedete che qua ci sono tutte le A con vari tipi di accento, circonflesso, diesi, grave, e poi là con accento acuto è tutta un'altra parte, no? Così sono mescolate, non c'è neanche coerenza, nel senso che la E sia 1, 2, 3, 4 accenti diversi, la E maiuscola con accento acuto è qui, la E maiuscola con accento grave mi pare che non ci sia proprio e basta. Che farà contenti gli spagnoli, ma non gli italiani, avere la E con accento acuto e non grave. E quindi hanno messo un po' di lettere accentate, ma
non è un set di lettere completo per nessuno. Poi vabbè, ci mettono anche un po' di simbolini che sono alcune lettere così, le più utilizzate dell'alfabeto greco, ma se qualcuno parla greco non si fa niente con queste quattro lettere qui, no? Servono le altre, poi servono gli accenti, servono le varie versioni, alcuni simboli matematici, ma di nuovo una spruzzatina, e poi tutta una serie di simboli, ben tre colonne, che servono per disegnare cornici. Perché all'epoca che non c'erano ancora gli schermi grafici, non c'era il mouse, l'unico modo di rendere un'applicazione, un programma un pochino accattivante era disegnare dei riquadrini, delle cornici usando dei caratteri che avessero una certa forma, no? Un po' come oggi si fanno le faccine con i punti e virgola, e lì si facevano le cornicette usando dei caratteri che sono stati infilati apposta. Questa era una tabella di codice esteso. Era quella che in realtà veniva venduta sui mercati americani, ancora una volta. Poi gli stessi IBM e Microsoft si sono resi conto che questa tabella non andava bene per i veri mercati che non parlavano la lingua inglese, e allora hanno creato altre tabelle di codice estese. Per cui se tu un computer lo compravi in Francia, aveva una tabella di codice estesa che non era questa, ma era diversa, aveva più lettere accentate, aveva meno simbolini, meno lettere greche, meno altre cose. Se la compravi in Italia ce n'era una ancora diversa, se lo compravi in Russia era ancora diversa, se lo compravi in Grecia era ancora diversa. Attenzione, riusando gli stessi numeri, per cui quello che era il 136, il codice 136 americano non è la stessa cosa, non dà lo stesso carattere del 136 in Italia, ma magari 136 sì, ma in generale no. Questo all'epoca non era così grave, perché non c'erano ancora internet, non c'erano ancora le mail, e quindi uno un computer risalvava i file sul suo computer e basta, non è che scambiasse file o informazioni con altre macchine da altre parti del mondo, al massimo lo scambiavi il dischetto con i tuoi colleghi e non andavi molto oltre. Però avevamo di fatto tante tabelle di codifica che nella prima metà erano tutte uguali, nella seconda metà dipendeva. Quindi non erano standard, erano dei sottostandard locali. Però con 8 bit non si poteva fare di meglio. Perché se fate il conto, sommate, prendiamo anche solo i linguaggi europei che usano come base l'alfabeto latino. Non vi basta. Non vi basterebbero comunque 256 simboli per accontentare tutti bene. No? Pensate le vocali sono 6, le applicate 4-5 accenti diversi, sono già subito 30-40 codici che vi partono, 30 per le minuscole e 30 per le maiuscole. Poi le consonanti, sì, le lettere diverse, non bastano. Quindi non si poteva accontentare tutti con solo 256 simboli. Questa situazione è andata avanti per molto, e tutto sommato è ancora un problema oggi. Mi sarà a volte capitato di ricevere una mail o con dei caratteri strani, dici, ma con dei, al posto delle lettere accentate, no? dei simboli che non c'entrano niente. E questo è dovuto ancora al fatto che alcuni programmi usano internamente delle tabelle di codici di questo genere. Allora, il problema è come è stato risolto e come è stato risolto oggi. Al punto che io oggi ho questo computer, l'ho comprato in Italia, ma se mi collego a un sito in giapponese non ci capisco niente, ma i caratteri vengono visualizzati in modo corretto. Chiaramente, no, figurate le lingue ideografiche con alfabeti ideografici come farebbero a stare in 256 simboli. Allora, la soluzione qual è stata? È stata di ricominciare da capo il processo di standardizzazione, riconoscendo che i simboli di cui a livello mondiale si ha bisogno per rappresentare i vari alfabeti non sono qualche centinaio, ma sono qualche milione. Prendiamo tutti gli alfabeti principali che sono elencati qui. Allora, se noi prendessimo solamente l'alfabeto americano ci basta un byte. Se prendessimo tutta questa serie di alfabeti
che sono tutte le varianti dell'alfabeto latino, più l'alfabeto greco, più l'arabo, l'ebraico, eccetera, che sono tutti alfabeti che comunque si scrivono in modo sillabico, cioè ogni lettera rappresenta un suono e componi le parole mettendo insieme lettere e sillabe. Facendo i conti dei simboli che hai in totale, su 2 byte ci stai. 2 byte significa 16.000 simboli diversi. Così però non hai accontentato tutti, perché hai lasciato fuori tutte le lingue ideografiche, quindi cinese, giapponese, coreano e alfabeti derivati, dove lì non c'è un simbolo per ogni suono, ma c'è un simbolo per ogni concetto, per ogni parola. E quindi il numero di simboli diversi non è qualche decina, no, 50 lettere, 40 lettere diverse, sono decine di migliaia, già l'uno. Allora anche lì, andando a fare i calcoli, si sono visti che per i caratteri principali di queste lingue, delle lingue, diciamo così, orientali, 3 byte in totale potevano bastare. 3 byte sono 8, 16, 24 bit, 24 bit rappresentano 16 milioni di caratteri diversi. Poi in realtà 3 byte, 3 byte era un numero che andava bene, ci si stava abbastanza giusti, ma poi 3 è un numero scomodo perché non ha potenza di 2, allora a questo punto hanno deciso, andiamo su 4 byte. Quindi siamo partiti 60 anni fa dicendo i caratteri si rappresentano su 7 bit. Oggi, a livello globale, per rappresentare tutte le lingue mondiali, tutti i simboli utilizzati da tutte le lingue mondiali, un carattere viene rappresentato su 32 bit, non più 7. 32 bit dà la possibilità di rappresentare 4 miliardi di combinazioni diverse, per cui si possono anche potuti allargare, scialare, mettere dentro dei simbolini, degli alfabeti immaginari, eccetera, perché c'è spazio per tutti. Significa che oggi lo standard per la rappresentazione dei testi non è più il codice ASCII, ma è il cosiddetto codice Unicode. Unicode, il nome dello standard, dice già che cosa, qual è il suo scopo, no? Una codifica universale. Tutto il web, tutti i siti internet, tutte le tecnologie che hanno a che vedere con internet, quindi posta elettronica, siti web, eccetera, sono tutte basate sullo standard Unicode. Questo è il motivo per cui se voi andate su qualunque sito riuscite a leggere i caratteri, perché i caratteri internamente sono codificati secondo quello standard. In realtà sono codificati in modo più complesso, perché dove basta un byte ne usa uno, dove ne bastano due ne usa due e così via, quindi sono codificati con un numero di byte variabili, ma questo è un dettaglio che a noi non interessa. È che potenzialmente posso usare miliardi di caratteri, ma quello è diventato, diciamo così, lo standard di rappresentazione del testo. Noi non useremo codice Unicode per rappresentare i testi, ma useremo il vecchio codice ASCII, per il semplice motivo che il linguaggio C non lo supporta bene, non supporta bene Unicode, perché è nato negli anni addietro, ben prima che Unicode fosse inventato. Quindi noi avremo sempre dei problemi quando nei nostri programmini vorremmo usare le lettere accentate, tanto per dire un esempio, perché un programma in C, le lettere e i caratteri fanno riferimento alla tabella dei codici vecchia. E adesso vediamo subito con degli esempi che cosa succede. Ma sappiate che quando passerete, a parte che in C è comunque possibile usare Unicode, ma bisogna usare delle funzioni più complesse, ci sono ma sono più complicate. Ma se programmate su internet, se programmate con linguaggi più evoluti, quelli un pochino più moderni, tipo Java o C Sharp, loro lavorano in modo nativo con Unicode. E quindi questo problema dell'internazionalizzazione, ci sono voluti 50 anni, ma è stato in buona parte risolto. Vabbè, qui ci vengo dopo questa cosa. Allora, vediamo dal punto di vista della programmazione queste cose come le rappresentiamo. Dove è andato? Code blocks, eccolo là. Dal punto di vista della programmazione
un, chiediamo un progetto che si chiama caratteri, così ci giochiamo dentro. Dunque, dove è andato a finire la finestra del progetto? Eccolo qua. Nel linguaggio C è possibile rappresentare dati di tipo numerico in un modo, di tipo carattere, scusate, in un modo molto simile all'utilizzo dei dati di tipo intero. Perché in fondo i caratteri sono numeri interi. Siamo noi che li vediamo come lettere, ma attraverso tutte queste tabelle di codifica internamente sono dei caratteri, sono dei numeri, piccoli tra l'altro, che vanno da 0 a 127. Allora si possono definire delle variabili usando, così come definiremo un intero int, possiamo definire una variabile che è destinata a contenere un carattere, a memorizzare un carattere, in una variabile di tipo char. La variabile di tipo char è una variabile che può memorizzare un singolo carattere, non una parola, non un nome intero, solamente una singola lettera, un singolo carattere. In realtà ciò che viene memorizzato è il codice ASCII numerico corrispondente a quel carattere. Quindi in realtà memorizza un singolo carattere, cioè il codice ASCII corrispondente al carattere stesso. Chiuso tonda, chiuso commento. Quindi se io voglio memorizzare in una lettera, in una variabile carattere, la lettera A maiuscola, posso scrivere C uguale 65, perché so, l'abbiamo visto prima, non ce lo ricordiamo perché abbiamo fatto di tutto per dimenticarlo ovviamente, che la lettera A maiuscola aveva codice decimale 65. Ovviamente così è molto scomodo. Allora il compilatore C ci viene incontro e ci permette di chiedere a lui, al compilatore, quali sono i codici ASCII dei singoli caratteri. E ci permette di farlo con una sintassi che è data dal singolo apice. Apice a apice. L'apice è quello che usiamo per fare l'apostrofo. Queste due istruzioni sono in realtà la stessa cosa. Prima abbiamo caricato dentro C una costante di tipo numerico, 65. Sotto invece abbiamo caricato dentro C un valore, lì c'è scritto, caro compilatore, per favore sostituisci a questo valore il codice ASCII della lettera A maiuscola. Quindi noi informalmente diciamo che dentro C abbiamo memorizzato il carattere A maiuscola. In realtà non abbiamo memorizzato il carattere A maiuscola, abbiamo memorizzato il valore numerico corrispondente all'A maiuscola, cioè 65. Però il secondo è leggibile, il primo no. Ok? Quindi ogni volta che io scrivo una qualche coda tra singoli apici, automaticamente il compilatore nel momento in cui lo vede lo sostituisce col valore numerico corrispondente. Questo valore numerico lo posso mettere, ad esempio, in una variabile numerica. Una variabile char non è altro che un int piccolo. Non è una cosa speciale, la chiamiamo char perché può solo avere valori da 0 a 128. E ci ricorda che serve per contenere caratteri. Attenzione a questi errori. Questo è sbagliato. C uguale A è sbagliato. Cosa farebbe C uguale A?
cercherebbe di mettere dentro la variabile C il valore corrente di una variabile che si chiama A maiuscolo. In questo caso dà errore di compilazione perché mi dice A undefined. No, la variabile A grande non è stata definita. Quindi A grande senza virgolette è una variabile che si chiama A, che può valere qualunque cosa, meno 18. A grande tra apici è il codice asci del carattere A. Altro errore. Tra singoli apici non ci può stare più di una lettera, visto che stiamo parlando di un singolo carattere. Il codice asci di AB non esiste, c'è il codice asci di A che vale 65 e il codice asci di B che vale 66, ma sono due numeri diversi. Questa sintassi è sbagliata. Ok? Così come è sbagliata quest'altra. Con le virgolette doppie. Quella con le virgolette doppie la impareremo tra un po', l'abbiamo già in qualche modo usata nella printf, quando stampavamo i messaggi. Le virgolette doppie servono per rappresentare sequenze di caratteri, le chiameremo stringhe. Sequenze di molti caratteri. Gli apici singoli invece servono a rappresentare caratteri semplici. Quella di riga 19 non è un carattere semplice, ma una sequenza composta da un carattere solo, che è una cosa diversa. La sequenza di un carattere non è la stessa cosa che il carattere che compone la sequenza stessa. Ok? Quindi queste cose qui dimenticatele, o meglio ricordate di non confondervi, e le uniche due forme corrette di gestire variabili di tipo carattere sono o usare esplicitamente il codice numerico corrispondente, lo si fa quasi mai, oppure usare la notazione degli apici che estraggono, convertono il carattere nel codice numerico corrispondente. Quindi questo qui no, questo no, questo no, per motivi diversi chiaramente, ma... Adesso, se io faccio una cosa di questo genere, cosa sto facendo? È lecito o non è lecito? Ricordiamo che C è una variabile di tipo carattere. Non è una variabile di tipo intero. Allora, ha senso fare più 1? E qual è il risultato di quell'operazione? Ha senso sì. Perché i caratteri non sono altro, coincidono nel linguaggio C perlomeno, in altri linguaggi non sarebbe possibile, ma nel linguaggio C coincidono, il carattere coincide con la sua rappresentazione numerica, sono la stessa cosa. Quindi in realtà lì c'è scritto, se pensiamo che C valga A, cioè 65, sul ramo destro dell'uguaglianza, ricordiamoci che l'uguale si legge sempre da destra verso sinistra, prima il ramo destro, poi il ramo sinistro. Qui c'è scritto C, cioè 65, più 1, 66. Quindi dentro la variabile C viene messo il valore 66. Quindi a questo punto ora C vale 66, cioè B maiuscola. Ok? Si mescola, no, l'uso, lo possiamo pensare in qualunque momento come intero oppure in qualunque momento come carattere, è sempre la stessa cosa. Ok, però pensare non ci basta. Come facciamo a leggere e scrivere queste variabili? No, perché così stiamo solamente scrivendo un programmino, ma poi non possiamo vedere nulla. Non riusciamo né a leggere dei dati né a stamparli a video. Beh, è abbastanza facile perché basta imparare nella funzione scanf per leggere e la funzione printf per stampare come si indica che il carattere da leggere, che la variabile da leggere è una variabile di tipo carattere.
Allora, la funzione scanf, ricordiamo, è fatta di due parametri. Il primo è la stringa di formato, la seconda è la variabile nella quale voglio memorizzare il risultato. In questo caso voglio leggere qualche cosa nella variabile c. Ecco, lo specificatore di formato da usare per leggere un carattere è %c. %d leggeva gli interi, %f leggeva i float, il double non l'abbiamo visto, sarebbe stato %lf, e invece un singolo carattere si legge con %c. Cosa fa la scanf quando incontra lo specificatore %c? Prende il prossimo carattere che rimane da leggere dall'utente, che l'utente inserisce, indipendentemente dal fatto che sia una lettera, un numero, una cifra, prende quel carattere lì singolo, ne estrae, ne valuta il codice ASCII e ne emette il valore del codice ASCII dentro la variabile richiesta. È un caso che questa C si chiami come questa C, eh? Questa variabile si può chiamare come vuole. Invece %c deve essere assolutamente %c. E la stessa cosa per stampare. Io stampo una variabile, se voglio stampare il carattere corrispondente potrò fare stampare la variabile c, che è una variabile di tipo char, usando lo specificatore di formato %c. Allora, proviamo a fare un piccolo programmino per giocare con questi caratteri, no? Proviamo a leggere una lettera dall'utente e, ad esempio, stampare la lettera precedente e quella successiva. Quindi l'utente inserisce la R e il programma stampa la Q e la S, la lettera prima e la lettera dopo. E poi ci giocheremo su questo per complicarlo. Allora, salvo con un nome diverso. Allora, scriviamo, come sempre, prima di partire a scrivere il codice, scriviamo una specifica di ciò che vogliamo fare. Scrivere un programma in linguaggio C che legga dall'utente un carattere singolo di tipo alfabetico e che stampi a video il carattere stesso, quello che lo precede e quello che lo segue nell'ordine alfabetico. Ok? Questo è ciò che vogliamo fare. Allora, abbastanza semplice, abbiamo già tutti gli ingredienti. Quindi ho dichiarato una variabile di tipo carattere, ne fatemi dichiarare altre due, che chiamo prima e dopo. Quindi questo qua sarà il carattere inserito dall'utente e questi sono gli altri caratteri che lo precedono e lo seguono nell'ordine alfabetico. Adesso chiediamo all'utente di inserire un carattere no? Poi calcoliamo che il carattere prima è C-1 e il carattere dopo è C+1.
e diremo all'utente, caro utente, hai inserito la lettera per cento C, virgola C, e poi su una riga successiva, quindi ci metto un barra N, scusate, non due punti, un barra N, sulla riga successiva scriverò la lettera precedente è per cento C, virgola, la successiva è per cento C, barra N, virgola, e poi scrivo prima, virgola, dopo. Cioè ho stampato la lettera precedente è per cento C, cioè carattere corrispondente al valore memorizzato nella variabile prima, perché l'ho specificato fuori dalla parentesi, la successiva è per cento C, secondo il specificatore di formato va a prendere il valore della seconda variabile che specifico fuori dalle virgolette. E poi finisce il programma. Ok? La lettera prima è per cento C, la successiva è per cento C. Proviamo a compilare questo, eh già, no. Magari mettiamo un commento al posto di questa cosa, se no prova a compilarmelo e si arrabbia. Compila. Ok, nessun errore. E quindi possiamo provare a eseguire il programma. Inserisci un carattere, abbiamo detto la R, invio, ha inserito la lettera R, la lettera precedente è Q, la successiva è S. QRS, sì, è giusto. E se fossi curioso, beh, l'utente del mio programma non lo sarà di sicuro, ma se fossi curioso di sapere qual è anche il codice ASCII della lettera R, come posso fare? Senza sapere a memoria nessun codice ASCII della tabella, senza andare a sbirciare. Beh, in realtà il codice ASCII della lettera che ho inserito è C, cioè è dentro la variabile C. Devo solo ricordarmi di usarla come intera, anziché come carattere. Se io stampo il valore di C minuscolo, come se fosse un numero intero, col percento D, cosa farà mai il programma? Prende C, che è un numerino, quanto varrà per la R non lo so, e stampa percento D, il valore decimale corrispondente. Quindi la variabile C è contemporaneamente un carattere e contemporaneamente il suo codice ASCII, sono la stessa cosa. Dipende come la uso. Se nelle stampe stampo, chiedo alla printf stampami il carattere corrispondente, lei prende il codice ASCII memorizzato lì dentro e ne stampa il carattere corrispondente. Se gli chiedo stampami il numero, la printf prenderà il codice ASCII corrispondente, lo converte in decimale e lo mostra a video. Quindi non esiste in C, come invece in altri linguaggi, l'operazione di conversione da carattere a codice ASCII o viceversa. Sono la stessa cosa, dipende solo come lo uso. In funzione di come lo uso si comporta, diciamo così, in un modo oppure nell'altro. Quindi non c'è bisogno di ricordarsi nulla in termini di tabella dei codici ASCII. E infatti se io reinserisco nuovamente la R, mi dice che il codice ASCII della R è pari a 82, che è un'informazione essenziale per la nostra vita.
Ok, questo programma funziona, ma male. Perché io ho un altro utente che mi arriva e mi scrive A. Cosa devo fare? Picchiarlo? Il programma mi dice, sì, l'utente ha inserito A, la lettera precedente è chiocciolina, la successiva è B. Poi c'è l'altro che mi arriva e mi scrive Z minuscolo. E gli dirò che la lettera precedente è Y e la successiva è aperta graffa, no? Che difficilmente si qualifica come lettera dell'alfabeto. Ma poi c'è un altro utente ancora che arriva e mi scrive punto e virgola. E allora io gli devo rispondere che la lettera precedente è due punti e la successiva è minore. Nah. Cosa è successo? Beh, che abbiamo barato e abbiamo ignorato questo pezzo di specifica. Aspetta, metto due asterischi così lo vedo. Che dice, lega all'utente un carattere singolo di tipo alfabetico. Però attenzione che di tipo alfabetico non è una proprietà dell'utente per cui so che a priori me lo inserirà di tipo alfabetico, ma è una specifica del programma che deve accertarsi che sia di tipo alfabetico. Se è scritto di tipo alfabetico vuol dire che deve esserlo. Se non lo è, io ho il diritto di rifiutarmi di fare qualunque cosa. Ma hai messo punto e virgola? No, non ti dico niente, vai. Errore, hai sbagliato. Ma un conto è un programma che ti dica hai sbagliato perché devi inserire una lettera. Un conto è un programma che ti dica minore, come lettera alfabetica. E poi c'è, se vogliamo, qui c'è una prima leggerezza da parte nostra che abbiamo dimenticato di verificare che il carattere inserito dall'utente fosse effettivamente un carattere alfabetico. Poi c'è una seconda leggerezza che questa volta è un po' del testo, c'è un sottinteso nel testo, che dice stampi il carattere che lo precede e quello che lo segue, e dando per scontato che esistano sempre. Ma non sempre esiste il carattere precedente, cioè il carattere precedente nell'ordine alfabetico esiste sempre tranne che per la A. Tranne che per la lettera A, che è la prima, in quanto la prima non ha un precedente. Così come il carattere seguente esiste per tutti, tranne che per la Z. No? Quindi, in realtà, per essere proprio pignoli, ma con i computer bisogna esserlo, dovremmo dire che lo precede o quello che lo segue quando esistono. Quando non esistono, non li stampare. Giusto? Beh, questo si può sistemare complicando un pochino l'algoritmo di questo programma, mettendo una serie di controlli in più. Quindi il lavoro da fare adesso è di due tipi. Uno è immaginarci il diagramma di flusso, no? di un programma che non solo faccia queste operazioni qui, che poi sono il cuore, ma faccia anche quei controlli d'errore di prima. Dove e come vengono gestiti gli errori? Nel caso in cui il carattere non sia alfabetico, il programma non fa nulla e stampa un messaggio d'errore. Nel caso in cui il carattere sia alfabetico, ma sia la A oppure la Z, allora il programma stamperà solamente uno dei due caratteri, quello che esiste, e non stampa l'altro, perché non è un errore in quel caso, no? È un caso limite, un caso anomalo, ma è corretto. Quindi questo è il comportamento che vogliamo dare al programma. Se l'utente inserisce un carattere non alfabetico stampa errore, se inserisce un carattere alfabetico stampa quello che ha senso stampare. Quindi tutte e due, oppure quella di sinistra oppure quella di destra a seconda del valore della lettera. Quindi il lavoro che dobbiamo fare è pensare di fatto ai controlli da fare, no? Alle scelte che il programma deve compiere, dico scelta, penso if, e poi in subordine, subito dopo, dovremmo chiederci come fare a controllare se è una lettera alfabetica, se è una A, se è una Z. Quindi gestione, diciamo, spicciola della variabile carattere per fare questi controlli.
però avete tutto il tempo di intervallo per pensarci e così dopo lo risolviamo insieme. Prendiamo alle 4 e un quarto, 20 minuti.